Salve a tutti ragazzi, sono Tom, se questo è Prete Tommy e bentornati qui sul canale. E benvenuti in questo nuovo One Me, ovvero One Minute is OK, dove cerco di sviscerarvi la mia opinione riguardo un film, una serie TV in un minuto circa. E questa volta mi dispiace molto stare dentro un minuto. E il film di cui vi parlo oggi è tratto dal romanzo dell'autore di Lasciami Entrare ed è un film di Lalia Basi, ovvero Border, Creature di Confine. Ed è un film meraviglioso, che mischia l'urban family con il giallo, andando a costruire una tensione che crescerà di colpo di scena in colpo di scena e andando a creare una metafora sociale forte e affilata. Il risultato? Uno dei film più belli dell'anno. Tina è una donna con alcune malformazioni e con il dono di fiutare colpa, vergogna e rabbia negli esseri umani. Un giorno come tanti, mentre lavora alla dogana, incontrerà Vor, un uomo con le stesse malformazioni facciali, e da lì inizierà una strana relazione tra i due e porterà Tina alla consapevolezza di se stessa. La pellicola si sofferma su vari temi come quello della discriminazione e nel capire che cosa è umano e che cosa è disumano, in un caos quotidiano dove viene dimenticata la connessione con la natura da cui proveniamo, imbarcandosi in missioni di vendetta terribili e disumane per conto dei veri mostri. Un film che scava nei reconditi dell'animo umano e che mette a nudo una relazione così vera, così potente da poterla provare sulla nostra pelle. Un film incredibile, con due interpretazioni estremamente sentite da parte dei protagonisti e con una regia, una fotografia, un montaggio, un trucco sfavillanti. You win!